Ciao, eccoci tornati alla classifica dei segni più fortunati della settimana. Questa volta parliamo dei giorni dal 28 di agosto al 3 di settembre 2023. In questa settimana Marte, il pianeta delle energie e anche del sesso, entra nel segno della bilancia, ma resta sempre rigoroso e perfezionista. Ottimo compagno per il rientro in ufficio e perfetto per farci venire subito l'ansia da buoni propositi. Il 31 poi di agosto c'è anche una luna piena nel segno dei pesci da far venire i brividi e i sogni, quindi mi raccomando andate a letto digiuni che si sogna meglio. 12° posto per lo Scorpione. Se nelle scorse settimane ti ha salvato almeno lo sguardo fulminante da panterona vogliosa, adesso manco più quello. Alle 10 tutti gli Scorpioni a nanna con la tisana e il librone. Resta solo il potere dell'intelletto, ma tu lo userai tutto per lamentarti, anche dei dolori di crescita, benché tu abbia superato i 40 abbondantemente. Insomma, Scorpione, sei un vero rompipalle. 11° posto per il Capricorno. Sei simpatico e rilassante come l'autoradio che non prende, se non, come sempre, Radio Maria. Quella la prendi pure sulla Luna. Tu invece ti innervosisci anche solo se ti si chiede l'orario di un appuntamento per l'aperitivo, perché deve essere chiaro a tutti che tu fai quello che vuoi e quando lo decidi tu, senza soprattutto bisogno di dare alcun preavviso. Chi ti ama, ti aspetti e muto anche. In 10ª posizione troviamo l'Ariete. Marte si è piazzato proprio a sfavore. Dopo un'estate nella quale la tua autostima è schizzata come l'acqua dello scivolo dell'acqua fan, hai il rinculo praticamente adesso e quando ti guardi allo specchio non ti senti più così irresistibilmente desiderabile. Solo un pochetto, insomma. Sei da tirare su di morale perché sospiri come un carcerato quando è finita l'ora d'aria. Chiama l'SOS amici ottimisti che ne hai decisamente bisogno, Ariete. Al 9° posto c'è il Cancro. Niente Cancro, sei scivolato qua giù perché questo Marte che è entrato in bilancia sembra proprio farti alzare bandiera bianca. Ti senti come uno stabilimento balneare che deve dare via tutti i gelati prima di chiudere, oppure come un lettino prendi sole messo in cantina. Tutto quello che avevi da dire e da fare l'hai già sfoggiato magistralmente come una majorette questa estate e adesso vuoi soltanto essere lasciato in pace e fare i conti con le dita per i fatti tuoi. Mi pare giusto. 8ª posizione per il Toro. Ti si ama anche se non sei più da mordere come una costina di maiale appena scesa dal barbecue. Sei toro di pensiero più che toro di azione e se prima risolvevi quasi tutto con una cassetta degli attrezzi da fare invidia ai sette nani, adesso navighi nei sentimenti con gli occhioni lucidi da koala. Ritagliati del tempo in solitaria, Toro, e non per studiare il menù, ma questa volta per guardare dentro al tuo cuoricino come se fosse una cantina dei vini. 7° posto per l'Acquario. Dai Acquario, direi che puoi tirare un bel respirone come chi esce dall'apnea in piscina sulla quale aveva scommesso la cena. Direi anche che ce l'hai fatta e sei sano e salvo. Acciaccato sia nelle energie che nei sentimenti e c'è tanto da ricostruire come dopo un'alluvione emotiva, ma tu hai al lavoro una squadra di pompieri dei buoni propositi e una commissione straordinaria pronta a scusarsi con tutti quelli che conosci e che probabilmente hai fatto innervosire recentemente. 6° posto per i Pesci. Tu con la luna piena proprio nel tuo segno zodiacale, il 31 l'abbiamo detto, sei come uno che fa la serenata sotto al balcone dell'amata, ma portando tutta la banda del paese, la TV locale e pure gli striscioni. Insomma, le emozioni sono incontenibili, Pesci, e i sentimenti non ci provano nemmeno ad essere educati. Poi, adesso che Marte ti fa tornare a battere persino il cuoricino, dopo un'estate freddina, direi che proprio non c'è pericolo di annoiarsi con te. 5ª posizione per i Gemelli. Si ritorna a fornicare e pare proprio che ti sia mancato parecchio, ma sappi che sei mancato anche tu a noi, sia chiaro. Dato che di lavorare non ne hai alcuna intenzione, come di andare a pranzo dai suoceri in una bella domenica di sole, puoi dedicarti al sesso con sessioni da acrobata bulgaro. Scapperai anche in pausa pranzo per un bacio appassionato alla tua dolce metà, che se lo merita se ti ha sopportato tutto questo agosto. Al 4° posto c'è il Sagittario. Adesso sì che si ragiona e a te pare che ti ritornino pure le energie. Le tue batterie sono sufficientemente cariche per riaccenderti dopo che ti eri spento miseramente come un cellulare sul più bello. Quindi si riscaldi anche il partner perché hai tante pomiciate arretrate da riscuotere. Passionale così nemmeno ai tempi degli amori travolgenti del liceo. 3° posto per la Vergine. Sei la reginetta indiscussa dei buoni propositi e ti fai trovare al primo giorno del corso di inglese o all'iscrizione in palestra vestita come una scolaretta dei manga giapponesi, perché sei diligente ma anche sexy e Marte ha fatto il suo lavoro per bene prima di abbandonarti. Hai l'aria di chi non ha alcuna intenzione di perdere tempo e soprattutto non ha intenzione di perdere alcuna occasione. Ti sei già rimboccata le maniche, lo so.
Secondo posto per il Leone. Venere è ancora a tuo favore e il tuo primo pensiero al rientro dalle vacanze è di prenotare l'estetista per 2 giorni di fila, perché vuoi continuare ad essere bellissima ma un po' meno selvaggia. Sono finiti i tempi dei piedi nudi sulla sabbia, adesso sei prontissima a rimettere i tacchi alti e il push-up. Insomma, passano le settimane Leone, si torna alla routine, ma tu sei sempre super bellissima. E al primo posto della classifica dei segni più fortunati questa settimana, la Bilancia. Marte arriva nel tuo segno e insieme a Venere ti rende sicura del tuo fascino, come Bella Hadid quando guarda l'obiettivo del fotografo. Scansatevi tutti proprio. In realtà è più apparenza, perché ancora, se devi prendere una decisione, chiami prima la mamma, l'avvocato, oppure il commercialista e la migliore amica. Anzi, già che ci sei, chiami anche lo psicologo, ma va bene così. Goditi questo incedere nel mondo come un guerriero spartano. Vi aspetto qui la prossima settimana. Ciao! Thank you.